Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, maglietta da Champions League, vigilia di Champions League, di un impegno importantissimo. Prima di parlare di Inter-Salisburgo, ragazzi, solamente 20 secondi per dirvi che nel primo commento in alto vi ho lasciato il link di Leo Vegas News. Seguite gli amici di Leo Vegas News su Instagram, tantissimi contenuti esclusivi, alcuni anche con il sottoscritto che non troverete magari qui su YouTube, foto, video, reel, tanti anche riguardanti la nostra Inter. Quindi mi raccomando, ragazzi, il link nel primo commento, Leo Vegas News. Allora, prima di certe partite, soprattutto dove ci sono tanti ballottaggi, perché quando si gioca ogni 3 giorni ci sono tanti ballottaggi, mi piace fare un pochettino questo giochino, la formazione che farei io e poi vedere se ci azzecco, se Inzaghi la fa come la mia, se cambia qualcosa. Anche perché veramente questa partita qui, che sarà determinante, secondo me molto importante per il passaggio del turno, contro una squadra che non bisogna snobbare, una squadra che abbiamo già incontrato nella pre-season, come si suol dire, nelle amichevoli estive, e ci ha dato fastidio. Mi ricordo un'amichevole estiva in agosto contro il Salisburgo in una giornata piovosissima, una partita con tanti gol. I ragazzi terribili del Salisburgo ci misero in difficoltà. Onana Sommer male male quel giorno, mi ricordo, e, se non sbaglio, il suo esordio con la maglia dell'Inter, anche se solo in amichevole. Però Salisburgo, che è vero che ha perso in casa con la Real Sociedad, ma è comunque una squadra che è stata in grado di vincere in casa del Benfica. E vincere in casa del Benfica facile facile non è, quindi partita da non sottovalutare. Abbiamo 4 punti in cassaforte, aggiungerne altre 3, andare a 7 sarebbe proprio, anche perché poi di là c'è lo scontro diretto Benfica Real Sociedad. Aggiungere questi 3 punti sarebbe veramente, non dico la pietra sul girone passato, ma si metterebbe molto molto bene. Tanti dubbi di formazione. Acerbi o De Vrij, Di Marco, Carlos Augusto, Barella, Frattesi, addirittura Sanchez o Lautaro, perché Lautaro, insomma, è tornato di corsa dalle nazionali, ha giocato col Torino, la prossima dopo c'è la Roma. Quindi ha sempre detto Simone Inzaghi che comunque bisogna fare turnover. Non sono per il turnover massiccio, perché il turnover massiccio abbiamo visto che scombina troppo le cose, ma andiamo un attimo a ragionare e vediamo la formazione che farei io. Io, poi magari se vi va nei commenti scrivete anche la formazione che fareste voi. Allora, al netto del nostro modulo 3-5-2, ovviamente Sommer in porta, a sinistra rientrerà, farei rientrare ovviamente Bastoni dopo il riposo concesso contro il Torino. Centrale c'è un bel dubbio: Acerbi e De Vrij. Acerbi che, da quando è arrivato all'Inter, insomma, è il titolare dell'Inter, però c'è un De Vrij che scalpita e che sembra essere tornato ai suoi livelli. Sembra. Quindi questo è un bel ballottaggio, considerando anche che poi la partita dopo c'è un impegno importante contro una Roma che, con fatica, ma comunque a risultati, ha ingranato, sta ingranando, viene da 3 vittorie consecutive. Quindi la Roma che ingrana. Ci sarà un Lukaku che avrà voglia di rompere le palline. Comunque io domani rimetterei Acerbi, che col Torino ha giocato braccetto di sinistra, lo rimetterei al centro e metterei De Vrij in panchina. Braccetto di destra Pavard, che è uscito un po' col musino contro il Torino. Centrocampo esterno di destra metterei Dumfries, quindi metterei in panchina Darmian, farei giocare Dumfries in una partita
dove giocheremo contro una squadra che non gioca per difendersi. Il Salisburgo è una squadra che gioca a viso aperto, quindi ci vuole uno che attacchi, ci vuole. Dall'altra parte ho un dubbione. Di Marco l'ho visto un po' stanco contro il Torino. Far giocare Di Marco titolare Torino, Salisburgo, Roma. Una panchina secondo me la deve fare, gliela farà fare. Non credo che gliela farà fare con la Roma, però devo dire anche la verità, Carlos Augusto di quelli entrati contro il Torino è quello che mi ha impressionato di meno. Mi ha impressionato. Sono entrati bene altri, è entrato bene Frattesi, è entrato bene Dumfries, Carlos Augusto, però si potrebbe dare fiducia. Sai che qui i ragazzi sono indeciso forte, perché la gente fa presto a dire, metti Carlos Augusto, metti Carlos Augusto. Carlos Augusto non è che ha tutta questa esperienza internazionale, uno potrebbe anche dire, metto Di Marco e poi vediamo come va. Vabbè, dai, via, rischiamo. Carlos Augusto, ma non sono convintissimo, a malincuore, proprio perché Di Marco ha già giocato con il Torino e giocherà con la Roma, non può star giù con la Roma Di Marco. Quindi metto Carlos Augusto. Assolutamente Frattesi lo metto in campo. Metto in campo Pippo Franco, Mkhitaryan e metto in campo Çalhanoğlu. Quindi centrocampo da Dumfries, Mkhitaryan, Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Carlos Augusto. Davanti Thuram, tanto le alternative ragazzi non le abbiamo, ci potrebbe essere questa soluzione qui per non spremere troppo Lautaro, ci potrebbe essere la soluzione Sanchez. Però Sanchez quando l'abbiamo usato, devo dire la verità, è vero che non ha fatto la preparazione, ha avuto l'anemia, starà entrando in forma adesso, però non è che mi ha convinto tanto. Io mi dispiace, ma metto Lautaro. Anche se avrebbe bisogno di un turno di riposo, anche se mi piacerebbe avere qualcuno che ogni tanto fa riposare una delle mie due punte, ma purtroppo uno è infortunato e l'altro non mi fido. Non mi fido. Preferisco che Sanchez magari entri 20 minuti, ma dall'inizio non mi fido. Quindi la formazione che metterei io. Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Dumfries, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Frattesi, Carlos Augusto, Thuram, Lautaro. Scrivetemi qui sotto anche voi. No, non cominciate a fare le fantasie. Io proverei il 4-3-3, il 4-4-2, il 4. Ragazzi, giochiamo col 3-5-2. Quindi se mettete le formazioni qui. Mettetele al netto del modulo che usiamo da una vita, che è quello, cioè non mettetevi a fare gli istrionici, a inventarvi moduli che tanto poi sapete che non si fanno. Quindi ditemi che formazione fareste, però ripeto, Carlos Augusto lo metterei, ma non sono convintissimo. E Lautaro veramente mi piange il cuore farlo giocare titolare domani, perché veramente bisognerebbe avere un'altra punta. Ci siamo purtroppo creati questa situazione di problematica in attacco, prendendo due giocatori semifiniti come riserve, e adesso purtroppo ne paghiamo le conseguenze. Ragazzi, mi raccomando, nel primo commento leovegas.news, venite su Instagram, mettete like alla pagina, ci vediamo anche lì. Ci vediamo, iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!